Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Scusatemi. Un altro, come vedete dal titolo, facciamo un altro livello dal mondo con... No. Partiamo con due dei livelli che mi avete passato voi nei commenti del video scorso. Allora, il primo è questo. Vediamo se c'è Underwater 3D. Installa M. Vediamo. Già il fatto che sia sott'acqua non lascia presagire nulla di buono per me. In più è ambientazione 3D, Super Mario 3D World. Vai. E abbiamo vinto una vita. Oh. Relaxing. La porta la ignoriamo per un secondo, no. Oh. Supera i muri? Ma non ci interessa, non ci lasciamo spaventare. No, no! Morte istantanea. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, questo lo ignoriamo perché tanto rispawnano subito. No! È che è lento Mario sott'acqua, quindi passarci sotto... Non la vedo molto fattibile. Stalla M. Sarà per Mario, Marco? Il livello sembra simpatico, ma è troppo presto per sbilanciarci. No! Ah, dobbiamo batterli per forza perché lì vedo una chiave con serratura. O c'è qualcosa che mi sfugge del gameplay di Super Mario 3D World. Carino che regala una vita praticamente ogni volta che si ricomincia, anche se in realtà, non essendo un gioco completo di Super Mario, Non si ottiene una vita extra maledizione. E adesso? Aspettate, vediamo se è rispawnato, se rispawna il blocco. No, che non rispawna. Siamo fottuti. Sì. Sto provando un qualche tipo di culata o di attacco, ma non c'è. Con LR nemmeno. Qui abbiamo rischiato anche di morire. Due palline alla volta, lo sappiamo.
Oh, là. E già c'è un checkpoint. Che schifo, non mi fa... Maledizione. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un funghetto. Ah, così? Ok, pensavo peggio. Abbiamo già in qualche evoluzione da fare sott'acqua. Stile livelli subacquei dei giochi delle tartarughe ninja su Nintendo. Lì c'è un tubo blu. No! Grazie. Ok, ah, ok. Bene, bene. No! Vabbè, andiamocene. Ah, il tubo blu è un... non è un arrivo, ma è una... E secondo checkpoint. Cazzo, Mario Gatto. Mario Gatto io non lo so usare, mi sa. Ho capito. Z, no, che cazzo? No. No, no. Ok. Bello l'indicatore. No, allora. Io ho premuto ZR. Perché non... Oh, non si riesce. No. Sembra un deficiente. Oh. Ah, e qui ripropone. Ma son cazzi. Scusate il linguaggio, ma... Oh, madonna, ancora acqua. Maledetto. Perché? Carina l'idea di reiterare le stesse cose con dei contesti un po' diversi. Qui secondo me... No. Scusate. E ce l'abbiamo fatta. A parte l'inizio un po' così, direi che non è stato difficilissimo questo livello. Carino, appunto. Non mi dispiace l'idea che reiteri più volte il... le stesse stanze, cambiando un po' il layout con mostri e nemici diversi. Non difficilissimo. Non male. Allora, proviamo un altro. Sempre di uno dei ragazzi che ci ha scritto nei commenti dello scorso episodio.
Vediamo se c'è il livello. Ah. So io perché. Perché era una S. Credo. Oh Madonna. Non sono sicuro che sia. Ah, non è stato creato dall'autore del commento, ma ce lo stava consigliando. Corto ma bello tematico, vediamo. Sempre Super Mario 3D World. Questo titolo è. Bene. Ok. Che sia tutta una gimmick sto livello. Non si capisce un cazzo, sta succedendo cose a caso. È una figata, credo. Due Bowser giganti che cadono dall'alto. Io non sto facendo niente, eh. Anche perché non credo che avrei la capacità di reagire. Thanks. Che cazzata. Che cazzata, però divertente, dai. Un divertismo di quelli. Molto ludici più che altro. Bitcoin Blue Platform Souls 2. Super. Allora, facciamo un attimo. Come la volta scorsa. Filtro. No, io volevo. No, scusate, ho sbagliato. Ok, ricerca dettagliata. Io voglio. Lo so, sono monotono, ma. Stile Mario World, il mio preferito. Difficoltà negli ultimi 90 giorni. Facciamo l'ultimo mese. Via. Vediamo cosa salta fuori. Sperando che non ci dia gli stessi della volta scorsa. Banzai Bill Speedrun. 60 secondi, corto ma bello. Di Akumu. Jump by Tracing Coins. Ok. Mi sa tanto che sarà un livello come quelli che abbiamo giocato la volta scorsa. Sì. Ok. Non male. Che pelo? Sono un cretino perché ho saltato e non dovevo. Frecce e monete indicano i salti, non solo i coins. E sono un cretino, sto facendo lo stesso errore della volta scorsa, ma forse. Checkpoint. Carino perché questo tipo di livelli
Bisogna ignorare tutto quello che non sono monete o frecce e fregarsene. È un esercizio mentale abbastanza simpatico. Fatto. Infatti non era difficile. Bello. Niente male, niente male, direi. Siamo solo un quarto d'ora di episodio. Speedrun, Skyrunner l'abbiamo fatto la volta scorsa. Snow, X Jungle, Speedrun. Lift and Crane. 20 secondi. Hard, vediamo. Dopo cambiamo genere. Cambiamo tipo di Mario. E vediamo se anche negli altri titoli, tra virgolette, il genere più popolare è comunque quello delle speedrun. Questo è complicato, cioè è complicato, è un po' più preciso, va bene. Però dura solo 20 secondi. Ma cazzo! Ho sbagliato! Dovevo lasciare la pallina. Non difficilissimo in realtà. Temevo molto, ma molto, ma molto peggio. Simpatico. Niente di eccezionale, ma... Allora, dicevamo, vediamo se per caso... Super Mario Bros. U. Che è un gioco, ragazzi, molto bello. Io ce l'ho giocato, ai tempi su Wii U. Weather forecast, helmets in the jungle. Oh, questo è bellissimo. Demon Slayer, un opening. No, non c'ho voglia. Tutti i giapponesi. Pokémon Sun Elite 4. Questa è un'altra musica. Automatic. Ember. Vediamo. Oh, proviamo il primo. Weather forecast. Previsione del tempo. Sarà un problema scrivervi. Oh, che carino. Ah, che figata. Ok. Simpatica l'idea, molto simpatica. Ci sono questi, adesso dobbiamo capire cosa scegliere. No, cazzo. Allora, lo snake, io direi... No, mi ho sbagliato. Ma siamo fottuti, mi sa. Ah, ok. Pensavo sarebbero state le piattaforme che ci avrebbero scortati da qualche parte. Simpatico, ma è un guessing game che di solito non mi fa impazzire l'idea di della randomness o comunque della dover intuire a caso. Sì, il primo è intuibile, effettivamente, sapendo che cadono certe di solito non sono usati così. Ad esempio, oh, checkpoint.
piante carnivore. Io prenderei Pau, ma sarà sbagliato? No, è giusto. Toh. E forse sono un cretino perché me lo devo portare da casa. Sì. Pensavo che l'avremmo trovato dentro di nuovo. Poco male. Stalattiti. Allora, in teoria vanno bene tutti e due. Perché? Ah, ok. Però... non saprei neanche come usarlo, il guscio. Perché con l'altro ci si può rifugiare se funziona come... vediamo adesso cosa succede. Tanto... no, no! E adesso? Ah, si rompe? Ah. Ecco, non sapevo che il ghiaccio avrebbe rotto i blocchetti così. Ok, i bomboni lì. E che cazzo ne so? Questi. Le ciambelle. Ok. Perché effettivamente probabilmente sarebbero passati attraverso uno. Qui. Fine del livello? Cadono monete. Si spera. Ah, ecco. Oh, che carino. Fulmini, la pioggia, il sole e la fine del livello. Simpatico. Oh yeah, Mario time. Molto semplice in realtà, ma simpatico. Helmets in the jungle. Proviamo. Trongulose. Can you beat this course and become the master of helmets? Sembra che ce l'abbiano fatta in molti, quindi spero di non essere da meno. Rompicapo, no? E la prima schermata l'abbiamo fatta. Rompiamo. Ok, dobbiamo andare in acqua. Giustamente, ce lo indicano anche le monetine. Vediamo se sparano di nuovo. No. Ah, giusto, non potrebbe neanche perché c'ha i blocchetti. Ah, tutto qua? Pensavo che dovessimo ammazzarlo. No. Adesso. Ah, butta giù la chiave da lì. Non dovevamo ucciderlo. Effettivamente dovevamo fargli la passerella. Va bene. Non difficile. Nuovo elmetto. Quindi non quello che distrugge tutto.
Di cosa ci sarà mai? Una vita. Allora, lui va in là, va bene. Ciao. Hop. Fa molto ridere il modo di camminare. Finito. Con molta lemma. Con molta flemma e molta tranquillità dei Koopa. Simpatico, ma non direi impegnativo. Questo giapponesissimo scorrimento automatico. Vediamo. Tra l'altro un simbolino in alto a destra. Cosa significherà mai? Quella montagnetta con la bandierina? Guarda, per raccolto tutte le monete. 400! Sono matti? Ed è a scorri... Ok, avevo chiesto un livello difficile. Oh, no. Vediamo se è, se è automatico. Mi sa di sì. Che carino che lo spingono le molle. È da matti, sta roba. Che pelo! Così ci ammazza però, no. Forse no. Aiuto. Si è bloccato il livello? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare lì? Da folli, comunque ragazzi, questo lavoro è una roba da pazzi. Che ho paura a toccare anche solo un comando, perché ho paura di scompaginare tutta la il flow del livello. E qui non capisco, ragazzi. Ok, forse... No. No, no, no. Non ho idea di cosa devo fare. L'ho rotto. Sì. Ma proviamoci da solo. No! Giustamente... La nuvoletta se ne va a un certo punto. Proviamo a finirlo per i cavoli nostri? Non ce la faremo mai. Forse dobbiamo andare di sopra. Forse. Proviamo. Strano che non ci vada da solo, però. Succede un'altra roba tipo queste. E giustamente ce ne mancano un bel po'. Ho capito.
C'è anche uno Yoshi. Che potremmo usare per fare cose. Ops. Ma prendercele da soli la vedo durissima. Eh no. Però erano già 313, eh. Nemmeno se dovrei tenere premuto in avanti o no. Ci devo salire sopra. Secondo me dobbiamo salirci sopra e ripartire con slancio. Ma ecco stalla M che si collega e gioca a Super Mario Maker 2. Vediamo adesso. Ha fatto una cosa diversa. Io stavo solo tenendo premuto il tasto della corsa. E cambia così tanto, ragazzi. Scemo io. Tutta colpa mia. Non è un bel livello, ma è un'opera di ingegneria non da poco. Allora, sono 33 minuti di video, ne facciamo un altro. Scorrimento musica, corto ma bello, refreshing you. Questo sarà un altro di quelli che esplodono. Vediamo. Go! Ma sì, è uguale. Non so perché ce l'hanno con questo template. È figo, sfrutta bene la verticalità che si può dare ai livelli di questo, in questo nuovo Super Mario Maker. Però che... Ok, aggiunge questa cosa con tanto diverso. Ce lo vedo Mario entrare in scivolata su Bowser Giga. Non so mai, ma ho perso tipo tre diotrie. Mettiamogli like perché anche questa è un'opera non da poco a livello di ingegneria di pianificazione, ma no. Va bene, finiamo con un livello musicale. Pokémon Sun, che è l'unico gioco di Pokémon che abbia mai giocato e ne sono rimasto anche parecchio deluso. Vediamo se mi ricordo questa musica. Non credo. Confermo che non me la ricordo.
Però è fatta bene. Anche se non è un vero livello. Ragazzi, direi che con questo, con questo livello tema musicale, ne abbiamo giocati parecchi anche oggi, in realtà, non male, non male. Devo cercare un modo per affinare un po' le ricerche, perché questi sono tutti un po' monotoni, un po' anche questo, keep, dai, facciamo l'ultimo. Tieni premuto corsa e avanti. 15 secondi. Vediamo. È da folli questa roba. È uno spettacolo, sono d'accordissimo, ma... Ah, tra l'altro ho usato anche il vento per farci andare più veloci. Che caos. Che caos, e non li considero molto dei veri livelli questi. Però almeno sono belli da vedere. Anche qui don't move, tutti automatici. Prossima volta, ragazzi, tolgo tutto l'automatico, tutto i don't move e queste cose qua, perché vorrei giocare un po' di più. Però obiettivamente meglio così che tutti i livelli troll e impossibili che si trovano senza nessun tipo di selezione. Detto questo, come al solito, se avete voglia di lasciarmi qualche codice dei vostri livelli nei commenti, li giochiamo la prossima volta e vi do appuntamento al prossimo video.